Questa è la storia di un ragazzo come tanti, con un sogno come tanti, un sogno che si realizza e poi sfuma, una vita che sta sul punto di spezzarsi, ma non si piega. È la lotta su ogni pallone, su ogni puntura, su ogni pasticca da buttare giù, perché Fabio, il nostro eroe, vuole a tutti i costi tornare su. È il 1986, ci troviamo nei quartieri spagnoli, Vico Tre Regine, tra Vico San Matteo e Via Speranza, numero 70. I quartieri furono inventati nel XVI secolo per accogliere le guarnigioni di militari spagnoli impegnati nella repressione di eventuali rivolte della popolazione napoletana. Tommaso Anillo, Masaniello, fu il più popolare tra i rivoltosi, ma questa è un'altra storia. Fabio definisce i quartieri una palestra di vita, dove è obbligatorio crescere in fretta. Passa intere giornate a giocare in piazzetta con gli amici, partite infinite che durano ore senza ruoli, dove il divertimento è la cosa principale. La sua prima scuola calcio è stata la Celeste, il nome, evidentemente, ispirato ai colori dell'Uruguay. Il presidente, un certo Antonio Chiurazzo, lui stesso, con un pulmino giallo, ogni giorno passava a prendere i ragazzini per portarli a giocare. La capienza del pulmino era di 40 posti, ma puntualmente ce ne entravano 70. Fabio era uno di quelli, gli piaceva giocare in attacco, sognando un giorno di diventare come Batistuta. Non era il più talentuoso, non era il più forte, ma sapeva cosa voleva. Non perdeva mai di vista l'obiettivo, e di questo se ne accorge anche Carmine Tascone. Siamo negli anni 2000 e il presidente della Damiano Promotion sborsa 1,5 milioni per aggiudicarsi il giovane pisacane. La Damiano Promotion è una delle scuole calcio più floride del sud Italia e gode di una corsia preferenziale con il Genoa, la squadra professionistica più antica d'Italia. La strada per Fabio in salita, lui chiamava a fare gol e fare il gesto del mitra come Gabriel, alla Damiano viene schierato difensore centrale. Il giovane non ci sta e decide di non continuare più. Tascone, che ha capito le potenzialità del ragazzo, lo preleva di forza a domicilio. Fabio si convince e alterna le sue partite tra difensore centrale e terzino destro. È l'estate del 2000, siamo a Misano Adriatico e la Damiano deve disputare la finale giovanissimi nazionale contro la squadra più quotata, l'Albini Milano. Il risultato? 2-1 per la Promotion. A fine gara ci sono procuratori e dirigenti che stanno sputando insulti e parolacce. Il motivo è proprio pisacane, sono in tanti a volerlo, ma hanno scoperto che Tascone l'ha appena venduto al Genoa. Claudio Onofri, il direttore del Genoa, era innamorato dei ragazzi di Napoli. Il calcio di strada a Napoli gli ricordava quello di Buenos Aires. E sono in quattro napoletani ad andare al Genoa. Oltre Fabio ci sono Domenico Criscito, Aurelio e Volpe. Onofri mostra loro i campi di allenamento e nel frattempo ci tiene a precisare una cosa. Non potete immaginare quanti ragazzi arrivino qui con un sogno nel cuore e tornino indietro delusi. Il calcio, 9 su 10, brucia le speranze, le aspettative, i sogni di carriera. Il genitore pisacane capisce al volo l'antifono. Napoletano sveglio, cresciuto all'università del marciapiede, i quartieri spagnoli, Don Andrea si gira verso Fabio. «Hai sentito, Fabio? Noi indietro non dobbiamo tornare mai, mi sono spiegato?» Fabio non commenta, mi fa l'occhiolino, ha capito tutto. A Napoli non torneremo da sconfitti. O futura da venire, o presente non sape niente, per creatura che pazze non valora, e vagione mi sape. Il Genoa è il primo punto di svolta per Fabio, vuol dire stop alla scuola, ha scelto il calcio. La mancata istruzione rimarrà per lui un grande rimpianto. E si ritrova a soli 14 anni, lontano da casa, lontano da mamma e da quel letto matrimoniale dove lui continuava a dormire, in mezzo alla madre e al padre. Affida al papà un biglietto, ci scrive tre frasi. «Mamma, non ti preoccupare, io sto molto bene, è tutto ok, i sacrifici sono necessari, non dimenticare mai che io devo diventare calciatore». Siamo solo all'inizio, Fabio è un ragazzo spensierato che ben presto verrà a contatto con il dramma. Napoli era un paese curioso, era un teatro antico, sempre a pire. Ce nasce gente che senza concerti scende per strada e sa recitare. Fuite venne a Napoli, fuggite da Napoli, scappate, consigliava così Edoardo De Filippo, anni prima che se ne andasse proprio lui. Napoli è una prigione di zucchero, a Napoli devi andare via pieno di speranze e devi tornare da eroe. Di certo non puoi diventarlo a Napoli. È la storia di tanti sportivi, di tanti calciatori tutt'oggi in Serie A e tanti che ne sbocceranno ancora. Fabio
è uno di quelli. Nel pieno della sua crescita individuale, quando il 9 settembre 2001, un ragazzo di soli 15 anni, una promessa del Genoa, si sveglia, ma non riesce ad alzarsi. Gli arti sono completamente paralizzati e lui non immagina neanche lontanamente di essere afflitto dalla sindrome di Guillain-Barré. Chiama subito il padre, chiede aiuto Fabio, nessuno capisce cosa stia succedendo. Andrea parte subito da Napoli e arriva in un amen al convento dei Salesiani. Si incrociano padre e figlio e qui la scena assume i colori del dramma. «Papà, dove vai? Sono qui». Il padre si ferma, immobile. Non lo riconosce, viso emaciato, bianco come uno straccio, gambe malferme, espressione piena di una sofferenza intensa. Un morto che cammina. Un paio di visite e niente, non ci si arriva a capire. Onofri manda il giovane per una visita all'ospedale di Savona. L'esito è terrificante. Signor Pisacane, suo figlio, è affetto dalla sindrome di Guillain-Barré, chiamata più comunemente la morte che sale. Non c'è una causa precisa che possa averla provocata, forse una banale infezione, un intervento chirurgico riuscito male. Nel 2001 la malattia è ancora poco conosciuta e 8 persone su 10 rimangono con danni permanenti, le altre due spesso non sopravvivono. Non incoraggiante per Fabio e neanche per Andrea. Entrambi iniziano a diventare deboli. Pisacane senior smette di mangiare. L'ansia, la malattia, sta consumando entrambi. Sono diventati due vegetali e c'è bisogno che arrivi in soccorso un certo Modesto Agosti, savonese, conosciuto da tutti come Giorgio. Inizia a prendersi cura di loro pur non conoscendoli. Li invita a mangiare spesso a casa e riserva loro tutte le sue attenzioni. Ha capito il momento e fa di tutto per ribaltare la situazione. Fabio nel frattempo è diventato il cucciolo dell'ospedale. Ci sono tanti con la sua malattia, sì, ma potrebbero essere i suoi nonni. Lui, il più piccolo, viene coccolato e incoraggiato dal resto dei pazienti. Il coma, la sedia a rotelle, la riabilitazione. 90 giorni dopo. Mister, sono guarito. I'm ok, je so a chi. Guarito. Come? Così presto? Ma scherzi. Guarito. Posso tornare in campo. Fabio è più forte della malattia e viene dimesso dall'ospedale. Non è contento, non si sente vincitore, ha solo una voglia matta di ricominciare a giocare. Ma può tornare a giocare. Il medico è chiaro, il calcio se lo può scordare. Sbagliava l'oncologo. Fabio ritorna a casa. Esercizi di fisioterapia per ridare tono ai muscoli. Palestra di mattina. Doppi allenamenti per lui che da poco ha sconfitto una grave malattia. E infatti vince la sua tenacia. È il maggio del 2002. Fabio e il calcio possono riabbracciarsi. Il ragazzo ha soli 16 anni e un vissuto già importante alle sue spalle. Ma una cosa è certa. Fabio e il pallone non si lasceranno più. Nella stessa estate, i ragazzi dell'84, 2 anni più grandi di Fabio, partecipano ad un torneo in Germania, a Düsseldorf. Tra i ragazzi del Genoa c'è anche Pisacane, ormai idoneo a poter giocare. Fame, 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 il suo mantra. Fabio, che ama fare le pagelle, non si dà un voto, lascia la sua valutazione alla commissione tecnica. Miglior giocatore del torneo. Da lì in avanti Fabio entra nel giro della prima squadra, finendo per esordire in Serie B. Sulla panchina del Genoa c'è Sesse Cosmi, l'anno è il 2005. Vanno in tour i Queen, 14 mesi di successi, dal Sudafrica a Las Vegas. Il servizio di leva diventa volontario. Scompare Arthur Miller, celebre drammaturgo, famoso per aver sposato Marilyn Monroe. Nasce YouTube, Clooney si prende l'Oscar da non protagonista. Fabio, tocca a te, è il momento di diventare uomo. Per diventarlo, Fabio viene spedito in prestito in Serie C. Prima Ravenna, poi Cremonese e Lanciano. Gli anni passano, le primavere per Fabio adesso sono 22. Rompe con il Genoa dopo aver rifiutato l'ennesimo prestito in Serie C e fa colpo sul Chievo, piccolo quartiere di Verona, che lo porta in Serie A. Il profumo di massima serie dura però soltanto un pomeriggio. Il Chievo lo rispedisce in prestito a Lumezzane, una filiale dei veronesi, nel Bresciano. 32 presenze, 3 gol. Si va in cadetteria, Serie B, Ancona. Ci sono tutti i presupposti per fare bene. Il girone d'andata è meraviglioso. 36 punti, primo posto. Il finale è amaro. 16 punti nel girone di ritorno, quart'ultimo posto. Stipendi non pagati, società allo sbando. L'Ancona fallisce e scompare dal calcio. Pisacane è ancora una volta in difficoltà. Si torna sempre dove si è stati bene. E così ritorna a Lumezzane. L'allenatore è Davide Nicola. Quella stagione del 2010-2011 segna la piena maturità per Fabio.
che colleziona altre 29 presenze condite da 4 gol. È in quell'anno che Fabio viene conosciuto dal mondo intero, esattamente il 14 aprile 2011. 4 giorni alla partita di campionato, il Lumezzane sarà impegnato contro il Ravenna, la squadra di Pisacane, fino all'estate del 2006. La partita con il Ravenna è vuota di significato per il Lumezzane, ai fini della classifica. La squadra lombarda ha una posizione di classifica tranquilla. Il Ravenna, al contrario, è nelle peste. Questione di vita o di morte. Il direttore degli Emiliani è lo stesso del 2006. Il suo nome è Giorgio Buffone, Buffone di nome e di fatto. Gli viene la brillante idea di chiamare Fabio in una delle sere che precedono la partita. Fabio è incredulo, non lo sente da anni, non capisce il motivo della sua telefonata. Lo chiama sul cellulare, gli chiede se possegga un telefono fisso, così, per non essere intercettato. Buffone è schietto, gli propone il classico biscotto, il babà, in cambio di 50.000 euro, ossia metà dello stipendio annuale di Fabio. Fabio non ci pensa su, no categorico, Buffone insiste. Fabio rifiuta, poi va al campo d'allenamento e vomita tutta la faccenda. L'ex direttore sportivo finisce nello scandalo con tutte le scarpe. L'inchiesta coinvolge calciatori e dirigenti di società delle 3 serie professionistiche. Nascere poveri non vuol dire nascere delinquenti. E Fabio diventa un eroe, simbolo di onestà e massima professionalità. Lui non si sente un santo, sente di aver fatto soltanto il suo dovere. Questa sua umiltà, questo suo passar sopra eventi difficili con estrema naturalezza. Non si è mai pianto addosso, mai usato alibi, mai autocelebrato. Sempre umile, alla ricerca di un sogno. Un sogno che continua a coltivare. Gli anni passano, sono 24, ancora in Serie C. Terni rappresenta un punto di svolta. Vince il campionato di Serie C e riceve il Tirus d'oro dalla città. Addirittura una chiamata in nazionale per essere celebrato dai campioni, quelli veri, dell'Italia del pallone. Viene nominato cittadino onorario, ma, puntualmente, dopo la gioia, arriva il dolore. Solo 7 partite di Serie B, rottura del crociato, ennesima sbarra che si contrappone sul percorso di Fabio. Motivo in più per crederci. Io lo chiamo autolavaggio del cervello, il mio migliore amico, e di tanto in tanto, comunque spesso, lo prego di ascoltarmi. Amico mio carissimo, l'infortunio e l'operazione chirurgica, le difficoltà, non sono arrivati per penalizzarmi e punirmi. Anche loro sono parte del mio percorso di vita. Termina un'altra stagione anonima. Fabio è disperato, ancora un anno di contratto a Terni, ma nessuna chiamata. Quando sei rotto, tutti sono scettici sul tuo recupero. Eppure, negli ultimi giorni di mercato, è proprio un napoletano a bussare alla porta di Fabio. Il suo nome è Massimo Rastelli. L'Avellino è appena salito in Serie B. Fabio ha collezionato solo 7 presenze. Non capisce perché vogliano proprio lui. Rastelli intuisce che Pisacane possa essere l'uomo giusto, affamato, voglioso, carico, pronto per il grande salto. Fabio è emozionato. Avellino, solo 80 km da casa, ritornare vicino alla sua terra con il suo amore di sempre, Rosy. Accetta. Terni è una furia. Una parte della città si sente tradita da Fabio. Avrebbero accettato il grande salto, non un passaggio in una neopromossa. 2 anni ad Avellino, 80 presenze, sembra essere questa la sua dimensione. Salire sembra difficile, ma proprio quando tutto ormai gli si era remato contro, Rastelli viene chiamato dal Cagliari appena retrocesso, ma con ambizioni di immediata promozione. L'allenatore lo convince a seguirlo. Vieni da me, insieme andremo in Serie A. Ce l'ha fatta Fabio, un calvario, un Everest scalato sempre con il sorriso. D'altronde la vita affida le battaglie più difficili agli uomini più forti. E nel 2016, all'età di 30 anni, Fabio esordisce in Serie A. La storia di Fabio ci deve insegnare a non arrenderci mai. Lui, un uomo semplice, senza troppe pretese, professionista raro, con il solo vizio dei tatuaggi. Napoletano un po' atipico, da piccolo non tifava Napoli, ma impazziva per il Boca. Non ha mai nascosto il suo desiderio di giocare in Argentina, o magari un giorno di poter portare alla Bombonera il suo bambino. Prendete la cosa che più vi piace, il vostro obiettivo, e cercate di mangiarlo, divorarlo, spolparlo. Dovete sentirlo vostro fino in fondo. Quanto siete disposti a perdere pur di raggiungere l'obiettivo?